Buonasera a tutti, ringrazio il presidente Crisafi di avermi invitato a questa interessantissima web conference. Io sono l'avvocato Stefano Betti di Genova e sono il presidente dell'Associazione dei Master in diritto tributario. Come avvocato, sin dall'indomani del decreto legge 34 del 2020, ho iniziato a seguire la materia del superbonus per grossi interventi edilizi e scientificamente, come presidente dell'Associazione dei Master in diritto tributario, ho avuto l'occasione di fare due interventi in audizione parlamentare, l'ultima il 27 di febbraio, dove sono andato quale esperto per conto di 11 associazioni di consumatori. Al di là adesso di normative di dettaglio, che poi di dettaglio non sono, cercando in questa sede di laboratorio di portare un contributo più ampio, anche alla luce di quella che è la revisione in corso della direttiva 31 del 2010 sulla prestazione energetica e edifici, che imporrà e riproporrà l'adozione di incentivi e la loro regolamentazione. Partendo dall'esperienza Superbonus, che nel sistema italiano, quindi questi incentivi sono stati i crediti d'imposta, uno degli aspetti che a mio parere hanno creato questa grande criticità, per cui c'è stata un'alluvionale normativa dei governi che si sono succeduti, che spesso sono intervenuti a gamba tesa sulla catena di questi interventi, è stato il problema che la spesa pubblica era fuori controllo. Questo problema io l'avevo già evidenziato il 30 di settembre del 2020 nell'audizione parlamentare e avevo appunto riscontrato che non sussiste, in modo se non indiretto, un meccanismo di monitoraggio preventivo della spesa pubblica, quindi dell'utilizzo del plafond dei crediti d'imposta, che detto di fronte a tanti esperti di economia si parla di plafond, come giurista parliamo di copertura finanziaria della legge, senza la quale la legge è incostituzionale. Allora, partendo da questo discorso generale, che si riproporrà quando necessariamente gli incentivi dovranno essere previsti, l'abbiamo visto, ora non entro nel merito della direttiva che esiste già, come qualcuno ha già detto, non è sta grande novità che esiste una direttiva sull'efficientamento energetico degli edifici, dal 2010 che esiste la direttiva 31. Però ho pensato che uno dei problemi sia quello di trovare una soluzione generale per mettere al riparo la spesa pubblica di quelli che saranno gli incentivi. Il nostro Stato, il nostro ordinamento interno ha previsto il meccanismo dei crediti d'imposta, altri Stati potranno prevedere altri meccanismi, vedremo. Allora, qual è? Vengo subito perché a me piace essere poi propositivo oltre che critico, perché le critiche siamo bravi a farle tutte, bisogna passare alle proposte. Allora, io ho illustrato proprio nell'audizione del 27 di febbraio quale potrebbe essere un'ipotesi di soluzione di monitoraggio preventivo. Cioè, creando un contatore presso, ho ipotizzato, il sito web dell'Agenzia delle Entrate, dove se c'è uno stanziamento di 100 miliardi, quello che è una scelta governativa, ovviamente, mano a mano che si propongono degli interventi edilizi di efficientamento energetico e sismico, perché fra l'altro la direttiva 31 parla anche del sisma, no? Allora, mano a mano, chi ha intenzione di fare questo intervento sulla base di studi di fattibilità, che fra l'altro abbiamo visto essere stata la prassi in questo periodo, potrebbe, con l'asseverazione del tecnico, iscrivere, registrare in questo contatore qual è l'intervento e il plafond che in questo modo verrebbe prenotato. Dopodiché, una volta prenotato l'intervento, bisognerebbe studiare meccanismi per evitare la corsa alla prenotazione dell'intervento, quindi se non lo fai bene poi decadi, quello si può fare.
dare 30 giorni in ipotesi per iniziare l'intervento edilizio. E a questi punti, perché entro un anno, entro 2 anni, vi prego, rinviatemi di altri 6 mesi la direttiva e rinviatemi l'incentivo? Diamogli il termine normalmente previsto dal titolo edilizio, in questo caso è stata utilizzata la CILA, poi ci sarebbe tanto da dire sui titoli edilizi buttati un po' lì in modo da questa normativa che crea tante problematiche, ma chiudiamo il discorso sugli aspetti dei titoli edilizi che hanno però una grande rilevanza ai fini fiscali, dare la possibilità, una volta prenotato il plafond, di poter eseguire l'intervento nella tempistica che mediamente il titolo edilizio prevede, che sono i 3 anni. Questo eviterebbe, come invece è accaduto, la corsa e l'accaparramento dei materiali, creando quel meccanismo economico che anche chi è un giurista è in grado di capire, che a fronte di una offerta rarefatta, se si allarga la domanda, i prezzi ovviamente salgono. Quindi, i sistemi, questo è un'ipotesi, ovviamente, possono essercene altri, non c'è dubbio. Noi abbiamo voluto dare un'ipotesi, una soluzione per non limitarci alla critica. Ma se saranno riprevisti degli incentivi di qualsiasi tipo, se non sarà monitorato la loro applicazione pratica, rischieremo di fare di nuovo una corsa, un assalto alla diligenza, mettendo in crisi il sistema della finanza pubblica, che giustamente deve avere certezza, ma anche di chi investe tempo, denaro, imprese, professionisti, perché oggi abbiamo ancora un sistema che creerà contenziosi probabilmente su adempimenti, su inadempimenti di varia natura. Quindi, in sostanza, io volevo sottolineare la necessità che si ripropone necessariamente con la direttiva in via di riforma di creare un meccanismo di monitoraggio preventivo per questi incentivi, qualsiasi essi siano. E con questo adesso anche, voglio dire ancora una parola sui titoli edilizi, perché c'è questo problema che questa normativa, e spero che ciò non si riproponga per il futuro, facciamo tesoro dell'esperienza passata, ha detto in maniera semplicistica alcune cose, adottando istituti giuridici tipici dell'edilizia, piuttosto che del codice contratti pubblici, mi riferisco alla SOA, ad esempio, intervenendo in maniera spot, senza una sufficiente chiarezza. Faccio un esempio pratico: dal 1° luglio è noto che le imprese dovranno avere la SOA, ma hanno richiamato un articolo del codice contratti pubblici, ma ad esempio le imprese, per poter ottenere la SOA del valore adeguato, potranno fare l'avvalimento? Non si sa. Se io ho una SOA che otterrò, posso come nei contratti pubblici fare i lavori per il 20% in più rispetto alla soglia? Non si sa. Allora, io ho avuto il piacere di vedere che dopo il mio intervento, il 27 febbraio, il presidente dell'ANAC ha, non so se autonomamente, ma sembrava quasi che ci fossimo messi d'accordo, cosa che non è stato, ha ripreso esattamente queste problematiche, perché il problema non è una multa, non è una sanzione amministrativa. Da questi aspetti tecnici dipende se decadi o se non decadi dal beneficio dell'incentivo fiscale, con un problema legato a tutta la cittadinanza, dei tanti consumatori, della signora Maria, che condomino, che dovrà, poi si potrebbe vedere un domani, contestare. Sulla CILA, ci sono degli effetti che decorrono da quando è stata presa la CILA, da quando è stata adottata la CILA. L'hai fatta nel 2022 per conservare il 110 nel 2023, l'hai fatta prima del 18 di febbraio 2023 per conservare lo sconto in fattura. Sì, perché sei presentato la CILA, ma approfondiamo, ma cosa vuol dire aver presentato la CILA? Cioè, una CILA fatta con documentazione parziale perché c'è stata la corsa può essere integrata? La giurisprudenza mette in dubbio amministrativamente della possibilità con effetto retroattivo di integrare una CILA. Quindi integrare una CILA ha
ci sono sentenze del Consiglio di Stato che ti dicono che la CILA è una nuova CILA, se le viene integrata, ma per cosa? Non perché cosa sì, perché cosa no? Cioè, allora, come vedete, tutta questa situazione, che siccome poi io vedo che il legislatore, quando ripropone meccanismi e modelli delle nuove normative, spesso si ricopia paro paro quelle vecchie, senza fare tesoro di tutta l'esperienza. Noi abbiamo proposto un chiarimento legislativo su queste tematiche apparentemente tecniche e riservate ai tecnici, agli ingegneri, architetti, ma in realtà sono tematiche per il cittadino, per il consumatore, per il condomino che altrimenti mette a rischio il proprio beneficio fiscale. Io con questo spero di essere stato nei 5 minuti, vi ringrazio dell'attenzione e ringrazio veramente la Remind per questo interessantissimo incontro.